Ma ben ritrovati, cari Glitch, ben ritrovati, buonasera a tutti, eccoci finalmente, eccoti Mirko, eccoti, grazie mille per il follow, Mirko da Lion 900. Come va? Come va? Spero tutto bene. Allora, ci siamo, qua è tutto pronto. Io mi assicuro di avere tutto il necessario, per esempio non ho l'acqua, non ho l'abbeveraggio, come faccio a fare 3 ore di live senza acqua? Ah no, qua è qua. Per fortuna, anzi ne faccio giusto abuso, in realtà no, siamo in anticipo, tra 8 minuti ufficialmente iniziamo, riprendiamo Resident Evil Code Veronica, stanco ma bene grazie, sono gasato per questa live, anch'io sono gasato grazie a voi, perché mi sono reso conto che Code Veronica piace, ci sono tanti appassionati dei giochi retro horror, se vogliamo, e quindi mi fa piacere che alcuni dei miei video siano arrivati a voi. Ti sento un po' basso, però. Allora, il gain dovrebbe essere anche abbastanza alto. Questo è il mio tono di voce standard. In caso prova ad alzare stesso dal volume dell'applicazione che stai utilizzando. Più alto di così non posso. Però se vuoi posso provare a togliere questo. Così mi dici se si sente meglio. Ho tolto la spugnetta, magari si sente meglio adesso. Fammi sapere se c'è differenza tra l'audio di prima e l'audio di adesso. E così vediamo di organizzare. Sì, molto meglio. Ok. Allora terrò questa fuori dai giochi. Allora, nel mentre che si fanno le 21:30. Parliamo un pochettino di quello che è accaduto nello scorso episodio, vi va? Allora, abbiamo iniziato Resident Evil Code Veronica. Claire si è infiltrata nei laboratori dell'Umbrella di Parigi e le è andata male. È stata catturata da un certo Rodrigo, che l'ha imprigionata sotto richiesta dell'Umbrella stessa in questo centro di detenzione che ricorda un po' Alcatraz perché è un'isola remota, situata alle coste di chissà dove, siamo veramente sperduti, ecco, da questo abbiamo scoperto essere un centro di ricerca dell'Umbrella, una sorta di succursale gestita dal nipote di Ashford, Alfred, che abbiamo avuto modo di conoscere, di intravedere, ci ha anche messo un paio di volte bastoni tra le ruote, Alfred Ashford. È un personaggio veramente eccentrico e a quanto pare non abbiamo ancora incontrata, ma a quanto pare ha una sorella gemella che si chiama Alexia. Abbiamo avuto modo di vederla in un filmato e quei due bambini sono palesemente loro, inutile nasconderlo. Quindi queste due figure sono molto importante per Resident Evil Code Veronica. E ovviamente non facciamo spoiler, cerchiamo anche di godercelo nel vivo dell'azione, in presa diretta. Ovviamente per chi non conosce il gioco lo scoprirà insieme a me, per chi lo conosce già lo rivivrà, perché è quello il mio obiettivo. Per il resto niente, Claire è riuscita a evadere, perché a quanto pare è successo un casino incredibile. Dal centro di ricerca sono scoppiate tutta una serie di fuoriuscite che hanno fatto sì che il virus T si diffondesse, che poi in realtà non è proprio il virus T, ma lo vedremo. Questo virus si è diffuso anche su quest'isola, portando a ferro e fuoco tutto quanto. Alcuni sono riusciti a salvarsi, come nel caso di Steve, un ragazzino anche abbastanza, no, possiamo dire, un pischellino, insomma, un ragazzo molto. No, forse pischello non si può dire su Twitch, mi dissocio. Sì, è proprio così. Insomma, un ragazzo particolarmente vivace che è a tratti insopportabile perché ha un modo di fare particolarmente. Insomma. Ti giuro, sei un grande, racconti il tutto, ma con una semplicità è autentica. Che è stupendo, ti ringrazio. Io apprezzo molto questi complimenti graditissimi e sincerissimi da parte tua, ma lo faccio anche nella passione, perché portare queste saghe
è forse una delle cose che mi appassiona di più, come creatore di contenuto e non solo, perché sono delle saghe al quale sono molto affezionato e molto legato, quindi cerco di trasmettervele al meglio. Almeno spero. Ci sono volte in cui riesco di più, ci sono volte in cui riesco di meno. Nel caso di Resident Evil Code Veronica, avendolo giocato svariate volte, lo conosco molto bene. Quindi cerco di trasmettervi al meglio tutto quello che so, sperando che anche voi riusciate ad apprezzarlo e, insomma, a trarre questi incipit. Grazie davvero tanto, davvero. E quindi, tornando al nostro Steve. È un ragazzino che si è ritrovato lì insieme alla madre perché è stato sostanzialmente rapito dall'Umbrella proprio perché alcuni degli operatori, alcuni dei soldati, dei membri che facevano parte dello staff della prigione sono stati ricattati dall'Umbrella stessa, un poco come fece Wesker nel primo Resident Evil con Barry Barton, non so se vi ricordate, Barry, che era stato posto dinanzi a questa scelta morale se tradire o meno Jill. Perché appunto Wesker aveva ricattato la sua famiglia, più o meno questa cosa mi ha fatto pensare un po' a quello che è accaduto al povero padre di Steve, che abbiamo visto quasi alla fine dell'episodio, essere diventato uno zombie. Purtroppo Steve lo ha riconosciuto dal colore dei capelli, che è esattamente identico al suo, ramato, e sostanzialmente lo ha posto fine alla sua vita da non morto, perché era, purtroppo era già bello che trasformato. Questa è la triste storia di Steve, del perché si trovi in questa prigione. Questo è quello che sappiamo fino ad ora. Oggi penso proprio che andremo avanti tantissimo. L'ultima cosa che abbiamo fatto prima di terminare l'episodio è stato portare il laccio emostatico, il siero emostatico. No, 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 non è il laccio emostatico. Il siero. Non mi ricordo. Non so se siero emostatico sia la cosa giusta da dire, però il medicinale che serviva a Rodrigo per fermare l'emorragia, glielo abbiamo portato. Speriamo che questa cosa avrà dei risvolti di trama e ve li posso anticipare, li avrà, perché sono delle scelte morali che vengono fatte e che danno il via a delle scene extra che vedremo molto più avanti, non oggi sicuramente. Io oggi spero vivamente di riuscire a terminare il disco 1, perché Resident Evil Code Veronica è formato da due dischi. Tra le altre cose lo stiamo giocando su emulatore, quindi spero vivamente che al passaggio tra il disco 1 e il disco 2 non succedano casini, quindi incrociamo le dita. Però ci siamo, direi che sono le 21:29, ci possiamo accaparrare qui. Ci possiamo posizionare per bene. È tutto pronto. Si riprende Resident Evil Code Veronica. Magari metto la tastiera un po' più indietro. Ok. Here we go. Se necessario, alzo un pochettino l'audio di gioco. Non so se si sente bene o se si sente troppo basso. Mi saprete dire voi nei commenti. Allora, come vi dicevo, l'ultima volta abbiamo riportato il siero a Rodrigo. C'eravamo anche tolti tutta una serie di cose nell'inventario. Perfetto, iniziamo con un bel morsicino che male non ce ne fa. Eh? Che ne pensiamo? Ok. Allora, adesso che abbiamo fatto questo grande giro, più che giro, siamo tornati indietro di molto, dobbiamo un attimo ritornare. Fatemi dare un'occhiata alla mappa perché è uno strumento indispensabile nel Resident Evil. Ok, c'era la porta chiusa, sì, nello studio della macchina, quella per lo scanner. No, qui non c'è niente. Dobbiamo andare avanti. Si va avanti. Oggi credo che faremo una parte di gioco particolarmente carina e in generale una delle mie preferite. Di Resident Evil Code Veronica. Se vedete che le texture e in generale gli oggetti si caricano in maniera particolarmente strana, non vi preoccupate, ragazzi. È una cosa che ha a che vedere con l'emulazione. Purtroppo io non posso farci molto perché dipende dalla mia scheda video. E quindi non vi preoccupate, il gioco comunque regge, non ci sono problemi di sorta, salvo questo piccolo fastidio
grafico, però poi si risolve tutto. Allora, direi che è il momento di andare avanti. Fatemi un attimo vedere. Tra l'altro, in questa versione appaiono le scritte Military Training Facility Palace. Nella versione che giocavo io non c'erano queste scritte. No, diciamo che non ci sono problemi. Io voglio solamente tornare alla safe room. Qua purtroppo ci sono dei loschi tipi, ma a noi non ce ne frega assolutamente nulla. Abbiamo anche fatto conoscenza di queste creature che altro non sono che dei Tyrant, delle prime forme, delle forme primordiali di Tyrant, sviluppati sempre in questo centro di ricerca, quindi gli Ashford sono pericolosissimi. Come va? Sono io, il tuo amico Wesker. Ciao Wesker. Ciao Harlock, buonasera. Abbiamo ripreso da poco e qua si è un po' riempito di zombini, ovviamente, perché dovevano un attimo aumentare la difficoltà generale. Qui ce n'è uno in particolar modo che voglio fare fuori a tutti i costi, che è bello camurroso, come si dice in gergo, in dialetto. Andiamo. Safe room. Siamo sani e salvi. Fatemi dare un'occhiata, ragazzi, perché devo fare mente locale su quello che c'è da fare. Le gold lager sono sicuramente un chiaro indizio sulla nostra prossima destinazione. E la scheda con emblema? Anche. Anche. La faremo ora, mi sa. Prendiamo un nastro per salvare. E devo dirvi che la balestra mi sa che la dobbiamo posare, perché nel prossimo punto dove andremo ci sarà parecchio da sparare. Come sta andando? Bene, abbiamo iniziato adesso, amore. Abbiamo iniziato ora. Non ci sono problemi di sorta. Stiamo giocando, ci stiamo divertendo. Io spero che l'audio si senta bene. Il dottore è qui. Salve, ma salve, dottor Zarkon. Come sta? Come è andata con Scorn? Non so se ce l'ha stasera. Forse sì, forse no. Chi lo sa? La serratura è stata sbloccata. Bene, abbiamo piazzato queste fantastiche Golden Lager che fungono da chiave per questa porta particolarmente esagerata, particolarmente vistosa. E farei un salvataggino tattico perché adesso abbiamo un po' di oggetti. Quanto è bella la safe room, il tema della safe room di Resident Evil Code Veronica, ragazzi. Capolavoro. Comunque non penso che avremo problemi col cambio di disco, perché fortunatamente l'emulatore è abbastanza intelligente da rendersi conto di quando si cambierà il disco. Tra le altre cose, una cosa che non vi ho detto è che Rodrigo, per ringraziarci, vai, allora buona live, caro. Anzi, ne approfitto per farti uno shouterello. Così. SO. Passate al dottor Zarkon, ragazzi. Se ancora non lo avete lasciato, fatelo. Lasciateci un cuoricino dal dottore. Forse devi alzare un po' il volume del gioco. Grazie, amore. L'ho alzato. Adesso è a meno 40, meno 35. Fammi sapere se così va bene. Prima era meno 45. In ogni caso, abbiamo salvato, abbiamo posato il nastro. La nostra Claire è un pochettino dolorante. Io direi di curarla. Vi stavo dicendo che da Rodrigo abbiamo fatto uno scambio interessante. Particolarmente tosto da reggere, almeno per la prossima parte di gioco. Però sostanzialmente abbiamo sacrificato il nostro accendino per il grimaldello che serve ad aprire valigette di questo tipo. Serve ad aprire valigette di questo tipo. Solo che devo ricordarmi come si fa. Esamina. È chiusa mediante una semplice serratura. Sale il grimaldello? Sì. Guardate un poco cosa troviamo. Polvere da sparo per la balestra. Ottimo.
Interessante, ragazzi. I proiettili con la polvere da sparo per la balestra sono forse tra gli oggetti che fanno più danno all'inizio del gioco. E questa cosa non l'avremmo mai potuta ottenere se non avessimo consegnato a Rodrigo l'emostatico. Bene, dai. Ora vi faccio vedere. Più avanti vi faccio vedere il potere delle frecce. Prima però voglio andare sotto, voglio andare al piano di sotto per vedere la situation. Io ne approfitto per fare un salvataggino tattico. Ok. Mettete caso se ne va la luce, succede il dramma. Abbiamo un ulteriore salvataggio di backup, lo utilizzo solo per questo motivo. Come avete visto anche nella scorsa live, non ho utilizzato i save state e i load state perché sono... è come barare, sostanzialmente. Lo si fa solo quando si è disperati. Vi è inciso uno stemma d'argento. Fatemi dare un'occhiata a questa card. Mi sa che serve per qualcos'altro questa tessera. È una scheda chiave color indaco. Puoi usarla al centro di addestramento militare. Centro di addestramento militare. Sì, possiamo usarla al centro di addestramento militare. Sto solamente pensando se ci conviene usarla ora. Oppure no, forse no. Andiamo avanti. Andiamo avanti il tempo necessario per rendermi conto del da farsi. Quindi voglio andare nella stanza con le Golden Luger, perché? Ok. Posiamola perché tanto occupa solamente uno slot in più. Non... E vi dirò di più. Vi dirò di più. Voglio portarmi solo questa. Ok. Questa tessera. Scheda di pericolo biologico. Color argento. Centro addestramento militare. Quindi sono oggetti che servono al centro di addestramento militare. Che non è il luogo dove stiamo per andare, quindi muoviamoci così, che è la cosa migliore da fare secondo me. Magari mi sbaglierò, però chissà. Questa è una delle stanze più belle di Code Veronica per me. Proprio a livello emotivo mi emoziona sempre andare qua. Qua abbiamo un vecchio carion. C'è tutta una serie di oggetti che purtroppo si stanno generando in maniera procedurale, però guardate, guardate i quadri. Inquietantissimi questi quadri. Anche la regia di questa stanza è tutta particolare. C'è scritto qualcosa sul promemoria. Prima cifra. E qua bisogna prendere degli appunti. Perché ci servirà prendere degli appunti. Solo che io non ho... Prima cifra, sinistra, destra. Seconda cifra, sinistra. Terza cifra, destra. Quarta cifra, destra, destra, destra. Non reimpostare durante il funzionamento. È chiaramente indicativo del fatto che dobbiamo muovere qualcosa all'interno di questa stanza. Non sembra ricevere corrente. Accendere il computer? Sì. Sempre questo screensaver inquietantissimo. Eccoli là. Alfred ed Alexia. Si accende qualcosa. E adesso dobbiamo digitare. Inserire la password. Allora, la password è un anno, mi pare, una data di nascita. Quindi noi basiamoci su quello che abbiamo visto
per le cifre e in corrispondenza anche degli input che abbiamo ricevuto, la prima cifra è 1, la seconda cifra, quindi sinistra, è un 9, la terza cifra è un 7, e andando a memoria, destra, destra, destra dovrebbe essere un 3. Invece un 1, 1700, 1971, questa è non rimpostare, abbiamo detto. Quindi inseriamo la data. Bellissimo. E abbiamo sbloccato una porta segreta. Adesso ci basterà solamente fare mezzo passo per far accadere uno dei jumpscare meglio riusciti della saga. Scappa. Bellissima, questa scena mi piace da morire, proprio a livello registico è fantastica, bellissima. E qua ci stiamo muovendo verso un misterioso castello, che riusciamo a scorgere con questa fantastica inquadratura. Risate demoniache. Tra l'altro quest'area è piena di Tyrant, stavo proprio per dirlo. Grazie. Grazie mille, Messer Tyrant. Grazie mille. Esatto, ricordo che lì c'era una pianta rossa. La voglio prendere a tutti i costi. No! Ok, grazie. Volevo quest'erba rossa a tutti i costi. Doggiamo. Abbiamo doggiato benissimo. Entriamo. Cosa c'è in questo castello? Quali sono i segreti della famiglia Ashford? Sarà Claire a scoprirli. Bellissimo. Allora, ci sono i pipistrelli. Purtroppo non abbiamo più l'accendino, quindi non possiamo tenerli alla larga. Ci tocca correre, correre come dei disperati. Tra l'altro al centro di questo palazzo c'è una statua inquietantissima che raffigura una donna. Lì c'è uno spray medico, però l'ho voluto evitare. Keep focus, brother. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? What is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother. A quanto pare, facciamo la conoscenza in diretta di Alexia. E questa è una delle bambole più inquietanti di questo palazzo. Una bambola piuttosto grande, probabilmente realizzata su misura. Inquietantissimo.
Proviamo un'altra erba verde. Il vero principe Giglio è lui. Ah, dici Alfred? Sì, ci sta. Io voglio evitare il più possibile di curarmi, ragazzi, perché non è ancora giunto il momento di curarsi. Tra l'altro qua, guardate il gioco di inquadrature. Qui le munizioni per pistola erano accennate, mentre di qua si vedono in maniera anche abbastanza evidente. Io adoro queste cose. Mi manca tantissimo la telecamera fissa nei Resident Evil. Però quelli di ora sono comunque dei pregevoli titoli, sicuramente meglio del 6. Allora, vediamo che chi c'è oltre questa porta. Cerchiamo di scoprire il più possibile. Quanto pare qua c'è una scatola quasi, un carione. Il carione è inceppato. Il disco al suo interno è stato rimosso. Uno zaffiro blu è conficcato nella cavità. Però non sappiamo come fare. Messaggio. Caro fratello, sono convinta che la gloria della famiglia Ashford potrà rivivere attraverso il coraggio e la forza di un grande soldato come te. Che un grande soldato come te incarna. Tua Alexia Ashford. Messaggi particolarmente... incitamento, insomma, incitamento. Non c'è nulla di utile. Tra le altre cose, questa statua è una sorta di... ok, è una sorta di passaggio segreto, però ancora non possiamo interagire con esso. Forse ha a che vedere con quel carion. Va bene, volevo solamente portarvi qua. Non credo che ci sia altro che possiamo fare al momento. Vediamo se riusciamo ad entrare in questa porta. Tra le altre cose, in questa porta c'è Alexia, lo abbiamo visto attraverso il vetro della finestra, e sappiamo che dall'altra parte non possono essere andati via, quindi deve essere qui dentro. Claire rischia tantissimo ad entrare nella stanza di Alexia, ma spinta della curiosità lo fa. Bellissimo. Un carion. E qui c'è una scala. E la statua di prima. Tra le altre cose, il vetro è spaccato. Perché? Il carion diffonde le note di una maliante melodia. Qualcosa è leggibile sul retro del coperchio. La regina rossa e il re blu fanno ritorno. Si apre un sentiero. Spegnere il carion? Sì. Interessante. Chiave d'argento. Inquietante. L'apertura del soffitto è stata richiusa, quindi sappiamo che Alexia è scappata da qua. Un rilievo. Bene, il nostro obiettivo adesso è quello di trovare i due pezzi del carion, quello rosso e quello blu. In tutto questo abbiamo preso una chiave d'argento che ci serve moltissimo per le nostre ricerche. No, questo non mi piace. Fatemi un attimo. Vabbè, freghiamocene di quei proiettili, ragazzi. Ci tengo di più alla mia incolumità. Tra l'altro questa statua al centro mi ha sempre inquietato, sempre. Vediamo che cosa c'è in questa porta. Magari faccio un salvataggino tattico.
Ok, riusciamo a trovare altri proiettili per pistola. Questo ci fa molto piacere. Oh, vi faccio vedere. No, non così però. Con due colpi vanno giù. Due colpi. Due colpi. Frecce per balestra. Queste ci servivano come il pane. Poi, cos'altro c'è? Nastri. Va bene ragazzi, direi che ci possiamo curare adesso. Siamo in attenzione. Usiamo uno spray, perché no? Questa musichetta mi ricorda qualcosa. Secondo me qualche Castlevania. Non lo so. Secondo me, a me dà l'atmosfera quasi spettrale tipica di un Castlevania. Non c'è nulla di utile, però in tutto questo Claire si guarda attorno. Non un film. Interessante. Se qui avessimo avuto l'accendino, credo proprio che avremmo potuto accendere questo fuoco. Suspiria, addirittura. Vorrei tanto vedere Suspiria. Prossima volta ci vediamo, ci guardiamo Suspiria anziché Clint Eastwood. Allora, qua purtroppo non avendo l'accendino non possiamo, cioè dovremmo sprecare proiettili contro i pipistrelli e sinceramente non mi va. Ora dobbiamo doggiare un po' di Tyrant, però non è impossibile. Questo è un horror coi fiocchi e certo noi ce li dobbiamo vedere gli horror coi fiocchi. Vediamo se riesco a doggiarli tutti. Sembrerebbe di sì. Bene. Chiave d'argento che ci serve. Ci serve, ci serve. Ci serve nella stanza di prima, dove volevo andare io. E poi ci sposteremo nella zona d'addestramento militare, perché anche lì non abbiamo completato nulla. Anzi, abbiamo lasciato un sacco di cose in sospeso. Allora, qua c'è la creaturona. Noi la eviteremo. E facciamo un altro salvataggio manuale, perché abbiamo scoperto cose. E siamo andati anche abbastanza bene, proprio in termini di risorse e tutto. Abbiamo solamente sprecato 3 dardi per balestra di quelli speciali, però... Amen. 85 dardi per balestra e 8, 10 Incribon. Splendido. Splendido, splendido. Mi piace questo equipaggiamento. No, queste sono troppo forti. Le voglio conservare per dopo, ragazzi. I proiettili si sommano a quelli che avevamo già per pistola e diventano 115, ragazzi. Andiamo con la pistola. Abbiamo un bordello di colpi per pistola. È giusto utilizzarli. Quindi salviamo. E ci portiamo anche la scheda d'addestramento. Le altre schede che servono, insomma, per la parte militare. Ok. Salviamo i progressi. Io spero che questa live vi stia piacendo, coinvolgendo, intrattenendo il più possibile. Sapete quanto sono legato alla saga dei Resident Evil. E quindi è giusto cercare di includervi come meglio posso. Nella speranza che la schiena oggi regga, ragazzi, perché purtroppo ho avuto grossi problemi con la schiena nell'ultima settimana. Però conto di arrivare dove mi sono prefissato di arrivare. Scendiamo. Ti vedo e ti ascolto mentre disegno. Mi fa piacere, amore. Che disegni di bello. Noi cerchiamo di evitare gli zombie il più possibile. E utilizziamo la chiave d'argento adesso. E finalmente abbiamo questa benedetta chiave. Ah, la serratura è stata sbloccata. Tra l'altro non ci dice che la chiave non è più utilizzabile, quindi la possiamo scartare. Ce la fa tenere in inventario. Occhio al Tyrant. Qua ce ne sono 2
di Tyrant, purtroppo. E c'è anche un documento che vorrei farvi leggere. Vabbè, facciamo così, ragazzi. Leggiamo sto documento. Rapporto di Hank. Hank è un personaggio particolarmente iconico della saga. All'attenzione di del signor Alfred Ashford, responsabile dell'impianto. In data odierna, alle ore 16:32, ho portato a destinazione la capsula grande per armi biologiche provenienti dalla base di trasporto dell'Umbrella. Durante il trasporto è stata osservata la massima attenzione a tutti i 108 varchi. Scusatemi, durante il trasporto è stata osservata la massima attenzione e tutti i 108 varchi sono stati identificati con lo status verde, come previsto dalle procedure standard. Al momento è conservata in un congelatore. C'è un dettaglio che mi sfugge. Di solito veniamo assegnati a missioni speciali. Perché stavolta abbiamo ricevuto l'ordine di trasportare una capsula congelata? Mi rendo conto che può essere top secret, ma ignorandone il contenuto le nostre vite potrebbero essere in pericolo durante il trasporto, specialmente se il contenuto è potenzialmente nocivo. Qualora in futuro fossimo assegnati a operazioni simili, desideriamo ricevere maggiori informazioni. Ricorda ancora i vecchi tempi qui al centro di addestramento militare. Da allora nulla è più cambiato. Ci prepareremo alla prossima missione oggi stesso, alle 23. Unità di forze speciali dell'Umbrella, Hank. Il famoso Hank, che tutti reputano come anonimo e insulso, ma che ha un'importanza di lore fondamentale. Allora ragazzi, dobbiamo fare fuori questi due, almeno uno di essi, perché forse non serve. Prendiamo la targa con l'aquila, indispensabile per quello che dobbiamo andare a fare. Li sto doggiando in una maniera incredibile questi Tyrant. Mi meraviglio di me stesso. Ok. Ma oggi lo finisci? Assolutamente no, Harlock. Non è cosa di finirlo in un giorno. Non dura 3 ore. Cioè, se rusciamo di brutto, sì, si può finire in meno di 3 ore. Però io voglio farvelo gustare questo gioco, quindi dobbiamo dargli il giusto tempo. Allora, direi di tornare al centro di addestramento militare, ragazzi. C'è un bel po' di cose che dobbiamo fare ancora. Quindi, a quanto pare, Hank ha trasportato una bara. Cioè, ha trasportato un contenitore, un silos congelato. Non si sa dove, non si sa come, non si sa perché. Ok. Andiamo di qua. Qua c'è il vermone Tremors schifoso, che ci può inghiottire e pappare in un sol boccone. Ok. Lettore di schede color argento, ventilazione del laboratorio biologico incompleta. La sicurezza può essere bloccata, ventilazione ultimata. Quindi non possiamo andare di qua. Fatemi dare solamente un'occhiata alla mappa. Va bene. Facciamo fuori un po' di zombie in questa stanza, che mi sa che è abbastanza piena di zombies. Io ogni tanto salvo per dovere di cronaca, non per altro. Questo zombie non è ancora morto, infatti ci voleva pappare i piedini. Ok. Lì c'è una bottiglia di Coca-Cola. Dai, amigos. Allora, facciamo così. Carichiamo. Corri. Bene così. Qua ci sono ben due, ragazzi. No, sono andato contro di lui, purtroppo, per colpa della telecamera, che mi ha fregato alla stragrande. Purtroppo a volte la telecamera lo fa. Non è morto. E dai. Ok.
Recuperiamo un po' di oggetti in questa stanza perché ci sta. C'è qualcosa che cigola, ma è palesemente il ventilatore sul soffitto. Non c'è nulla di interessante. No, purtroppo non c'è nulla di interessante. La nostra Claire se n'è andata in attenzione per colpa di tutti questi zombies. Lui è ancora vivo, credo. Nel dubbio, un colpettino glielo voglio dare. Ok. E vediamo un po'. Porca miseria, che paura. Mi sono distratto per guardare il cellulare e non mi sono reso conto che dentro questa stanza c'era uno zombie. Dannazione. Nonostante tutto, questo gioco mi fa sempre dei tiri mancini non indifferenti. E dai, ci siamo fatti pappare pure da questo zombie. Ai ai ai, basta un minimo. Basta un minimo di distrazione e rimaniamo fregati. Questo dispositivo sembra controllare il flusso dell'acqua. Arrestare il flusso dell'acqua? Sì. Non c'è risposta, sembra non funzionare. Dovrebbe esserci un tubo di circolazione da qualche parte. Vediamo un po'. Faccio un tubo di circolazione. Chiudiamo la valvola. Esatto. È caduta qualcosa, quindi recuperiamo questa chiave con etichetta che so dove utilizzare. So dove utilizzare. Vediamo se nel mentre sono scesi altri due zombie. Non mi pare. Sì, sono scesi qua giù. Vediamo dentro la sauna se c'è qualcosa. C'è molta aria calda? No, niente. Va bene. Queste chiavi ci servono nell'armadietto all'ingresso della stanza militare. Della stanza del campo addestramento militare. Ora le utilizziamo subito. Purtroppo la nostra Claire è abbastanza dolorante, però sopravvive agli urti. Ah, qua mi pare che avevamo ucciso tutti gli zombie, mi ricordo. Usiamo la chiave con etichetta. Yes. Polvere da sparo. Che sappiamo quanto è utile. Utilissima. Polvere da sparo con balestra. Fondamentale. Cura la povera ragazza. Tra poco, tra poco. Tranquilla che non muore. Qui ci sono sempre delle frecce. Come avrete capito, le frecce per balestra sono una delle armi più utilizzate da Jill. In assoluto. E quindi, andiamo di qua. Stiamo attenti ai cagnoli. Ai maledetti cagnoli. Benissimo. Con questo jingle ce l'abbiamo fatta. Bloccata dall'altro lato. Sì. Io mi ricordo cosa dovevo fare. Però lo voglio fare con stile. Lo voglio fare con stile. Quindi ora noi andiamo a curare la nostra povera Jill. Claire, perdonate la defoyance. Anche se mi piacerebbe impersonare Jill, purtroppo non ci sono più dei capitoli di Resident Evil nei prossimi che affronteremo che vedono protagonista Jill. Quelli con Jill ce li siamo già giocati. Ahimè. Allora, fatemi fare un po' di magheggi con l'inventario. Cioè, abbiamo un sacco di chiavi. E anche un sacco di proiettili. Allora, posiamo questo. Abbiamo 165 frecce. Se la giocano, tra proiettili e frecce siamo messi benissimo. Penso di non avere mai avuto così tanti proiettili in una run. E curiamo Jill. Abbiamo detto che la curiamo, quindi la curiamo.
la curiamo, tanto ci abbiamo anche qua un sacco di cure. Facciamoci no, non vorrei sprecare questo. Ma guarda, facciamo così, ce la portiamo. Se ci fosse necessità di utilizzarla, la utilizzeremo. Non mi va di sprecarla così, perché comunque quella è una cura totale. Salviamo. Adesso ci tocca pulire meglio quest'area dell'accampamento. Si chiama Claire, giusto? Ho detto di nuovo Jill, mi dispiace. Claire Redfield, sorella di Chris, che ha veramente uno stomaco d'acciaio, un coraggio da vendere questa ragazza. Allora, fatemi dare un'occhiata qua. Dove si va? Dove si va? Vai, andiamo di qua. Mi dispiace. Ok. Voglio mettermi un poco più comodo con la schiena, ragazzi, perché sono messo malino. Ok, diciamo meglio. Non vorrei... Qua ci sono i cagnoli e devo stare attento. Scendi, Claire. Ok. Molto bene, volevo portarvi qui. Vi volevo portare qui. Il problema è che adesso mi devo regolare qui. Ok. È l'interruttore del dispositivo di ventilazione. È impostato su on. E noi lo vogliamo disattivare il coso di ventilazione, no? Qui c'è un lettore di schede color indaco e si dia il caso che noi abbiamo una tessera color indaco. Utilizziamo la tessera con l'emblema e ci sblocchiamo una grande scorciatoia. Tra le altre cose, grazie all'aiuto di Steve siamo riusciti a superare indenni in questa parte, perché era piena di zombie prima. Anche qui è tutto bello pulito, vedete? Con l'aiuto di Steve siamo arrivati a questo punto e sblocchiamo un'altra arma fondamentale, il lanciagranate. Quest'arma ci servirà parecchio, specialmente per le boss fight. Qui recuperiamo delle granate. E in questa stanza non c'eravamo entrati con Steve l'altra volta. Vediamo che cosa c'è. Un bordello di zombie. Claire si becca un morso. Magari due se non sta attenta. Per fortuna abbiamo un sacco di proiettili, quindi non mi faccio problemi ad utilizzarli. Oddio, un sacco. Ora sono diventati 73. Va bene. Forse ce n'è un altro di zombie. No. Fortunatamente no. Allora, il componente di una pistola giace sul tavolo. Può essere utilizzato con l'M3, che è l'arma che abbiamo, credo. Sì, M9-3R, pistola di fabbricazione italiana. Quindi vorrei utilizzarla. Ah, non può essere utilizzato, non avevo letto quel non. Va bene, non può essere utilizzato, pazienza. Qui dietro però c'è una sostanza chimica usate per la manutenzione di armi da fuoco. Interessante. Che però non possiamo recuperare. È chiusa con una semplice serratura, utilizziamo il grimaldello. E a questo punto... A questo punto utilizziamo... facciamo così. Benissimo.
Munizioni acide, fortissime. Come vedete, stiamo facendo una sorta di clean up in questa prima fase della diretta. Stiamo pulendo per bene tutto, ripassando sulle aree di prima. Porca miseria, che paura! Allora, qua non avrò pietà, utilizzerò il lanciagranate perché mi sono rotto le scatole di saltare in aria. Purtroppo la gittata del lanciagranate non è il massimo, però è molto forte. Solo che siamo in attenzione, utilizziamo l'erbetta. Ok. Questi Tyrant mi hanno davvero stancato. Allora, cara la mia Claire, devi fare un po' di giri. Là sopra ci sono dei dardi per balestra, di quelli belli, quindi li voglio assolutamente recuperare. E no, non prenderemo questi dardi. C'è un suono elettrico particolarmente fastidioso, me ne rendo conto. Cosa c'è qui? Fatemi dare un'occhiata perché io non ricordo molto bene questa parte. Sì, ora più o meno me la ricordo. La porta automatica è bloccata, non si può entrare. Quindi, pazienza, non possiamo entrare al momento perché c'è il blocco. Dovremmo disattivarlo questo blocco. Quindi vediamo se si riesce a fare. L'interruttore è rotto. Pannello di controllo. Vabbè. Allora, Claire, tu devi spostare queste casse. Allora, la domanda è come puoi fare? Visto che una di esse è praticamente incollata. Credo che l'unica cosa che possa fare Claire sia quella di spingere la cassa così. Da questa angolazione qua, ma non lo fa neanche. Quindi niente, mi sa tanto che quelle munizioni per balestra resteranno lì. Non posso trasportarle. Non adesso, al momento. Vedremo se magari in futuro sì. Ok, torniamo un attimo indietro. Qua dovrebbe esserci ancora il Tyrant. Ah, ecco, qua siamo esattamente dall'altro lato della situazione. Come potete vedere ci sono i dardi per balestra. Va bene. Allora, né la scheda indaco né la scheda magnetica argentea sono state del tutto consumate, quindi significa che ci sono ancora delle porte da aprire e si trovano proprio in questa regione di spazio qua. Allora, tra altre cose, qui c'è una sorta di scala che però al momento non possiamo utilizzare. Sei al primo livello del sotterraneo. A quale livello vuoi accedere? Andiamo al primo. Ogni volta qui mi confondo. Qui c'è il lettore schede color indaco. Però no, non dobbiamo andare di qua. Dobbiamo andare al secondo piano. È
Esattamente. Lettore di schede color indaco, utilizziamo la chiave con l'emblema. Jumpscare. Non c'è più bisogno di questa scheda. Lasciare scheda? Sì, assolutamente. Così risparmiamo spazio. Anche questa è una stanza molto importante perché ci dà accesso a un componente chiave che vedremo in seguito. Fuga batteriologica al laboratorio degli esperimenti biologici. Accendere il monitor di sicurezza? Sì, assolutamente. Guardate un po' dove siamo, vi ricordate questa stanza? Lo abbiamo visto nello scorso episodio. Allora, se noi adesso facciamo una sorta di zoomata sul quadro, possiamo accorgerci del codice 1126. C'è un numero. La ventilazione del laboratorio di esperimenti è completata. Quindi adesso possiamo tornare in quella stanza e recuperare il quadro. Il sistema di chiusura col codice è stato attivato perché grazie al fatto che la retina della, insomma, della camera abbia visualizzato il codice, ha sbloccato il sistema di sicurezza. Vedete un po' l'ingegno che ci mettono gli sviluppatori di Resident Evil ogni volta. Questo ci pappa. No, fortunatamente no. Ok, meno uno. Dai, Claire. Mi sa che devo ricaricare. Infatti c'avevo solo due proiettili. Vai così. Ole. Oh oh, si è rialzato. Ok. E cadi. Ok. Molto bene, molto bene. Vediamo qui che cosa c'è. Delle granatine. E che fanno? Le prendi? E che fa? Te ne privi? Ora le combiniamo subito. L'albinoide è una creatura ottenuta da una salamandra a cui è stato somministrato il virus T e alterata la struttura genetica. Caratteristiche peculiari dell'albinoide. Come per tutti gli anfibi, la sua crescita è caratterizzata da un processo di metamorfosi. Sebbene gli esemplari giovani siano di dimensioni ridotte, l'albinoide può crescere di oltre 2 metri in meno di 24 ore. È in grado di muoversi sia sulla terraferma che in acqua ed emette scariche elettriche. In ambiente acquatico, gli adulti risultano estremamente potenti. Perché ci stanno facendo vedere una scheda tecnica di un albinoide? Dobbiamo forse spaventarci? La risposta è sì. Purtroppo abbiamo l'inventario pieno. Il gioco ci consiglia di utilizzarla. In realtà non voglio. In realtà voglio combinare questa. Ok. Magari ne prendiamo solo una. Così. Vediamo se magari ce la fa combinare, ma non credo purtroppo. Non puoi trasportare altri oggetti e utilizzare? No, non la voglio utilizzare. Sarebbe figo poterla combinare con l'altra erba, però ahimè non si può fare. La serratura è stata sbloccata. Eccolo lo zorino. Lo zorinone. Come va? Come va? Come va con la ricerca del monitor tanto angosciante, angusta? Noi siamo a buon punto qua su Resident Evil. Penso che oggi riusciremo, non dico a finire il disco 1, ma quasi. Quasi. Allora, svuotiamoci un po' le tasche, ragazzi, perché mi sa che ci stiamo appesantendo un po' troppo con questi lanciagranate e quant'altro. Fatemi sistemare l'inventory. Questo lo posiamo. Sì. Salviamo. Sempre. Tanto abbiamo tanti di quei nastri che veramente sono troppi. Dovete sapere che per finire al 100% Resident Evil Code Veronica l'ho dovuto fare senza salvare neanche una volta. O meglio, salvando soltanto tra il cambio di disco. Procede, dai.
aiutati parecchio con i video degli esperti, cerca di fare la tua scelta in maniera saggia, che non vedo l'ora che ti fai il PC per giocare insieme a qualche gioco, qualche bella campagna su un horror magari. Allora, io ragazzi sarò strano, ma voglio tornare nel centro dove eravamo prima per recuperare quell'erba verde, perché non mi piace sprecare gli oggetti su questo gioco. Bei tempi quelli. Bei tempi, forse. E quindi abbiamo disabilitato il sistema d'allarme del laboratorio, quindi adesso dobbiamo assolutamente recuperare quel quadro più di ogni altra cosa. Evitiamo questi cagnoli come la peste bubbonica e ci dirigiamo al laboratorio, che sappiamo dov'è, sappiamo com'è, sappiamo perché. Tra poco diremo addio anche al lettore di schede argenteo. Non c'è più bisogno di usare la scheda di pericolo biologico. Lasciare la scheda di pericolo biologico, sì. Mio caro. Lasciamo la scheda di pericolo biologico e andiamo. Sistema di chiusura della porta attivo. Inserire il codice d'accesso. Codice della prima cifra 1 1 2 6. Che meno male che me lo ricordavo a memoria, ragazzi, perché sennò dovevamo tornare indietro e vedere il codice. Ok. Entriamo in questa stanza altamente pericolosa. Chiedo scusa per questo caricamento delle texture, ragazzi, purtroppo è colpa dell'emulatore. Qui a terra c'è un cadavere, il cadavere dello scienziato di poco fa, che ci chiedeva aiuto disperato. Tra l'altro guardate che cosa c'è lassù, si riesce a vedere da qui. Ci sono delle schifezzuole varie sul tetto. E lì c'è l'albinoide. Prendiamo lo schede. Dobbiamo assolutamente scappare. Bene, è stato un incubo, però ce l'abbiamo fatta. Purtroppo un albinoide è scappato e si è rintanato in un condotto da reazione. Questo è una brutta cosa, ragazzi, perché abbiamo letto sugli albinoidi, sappiamo che possono crescere e raggiungere i 2 metri nel giro di 24 ore, in meno di 24 ore. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Però adesso abbiamo il quadro. Il quadro che ci servirà in questo preciso istante. Quindi, rechiamoci subito nell'area interessata. Zombie. Oh oh. Not bad.
That's really not bad at all. 2, 3, 4, 5. Ne approfitto, me ne vado. Aia, dolorissimissimo, no. Ok, facciamo così che è meglio, va. Al diavolo. Facciamo così, almeno li vediamo. Abbiamo più spazio. Cucù. A posto? Mi posso fidare? Va bene. Andiamo in questa stanza. Adesso che abbiamo il quadro, diamo il perché. Diamo un perché a questa stanza. Ok. È evidente che qui era stato appeso un quadro, già. Quindi noi adesso lo utilizzeremo. Tra l'altro, esaminandolo, possiamo vedere il codice che abbiamo utilizzato per sbloccare la stanza del laboratorio. Utilizza. Ok. Molto bene. Qui ci sono degli oggetti interessanti. Chiave d'oro, l'oggetto che ci interessa maggiormente. È un diorama modellato a margine di questo impianto. C'è un foro in cui infilare qualcosa. Questa sarà una cosa interessante che vedremo più avanti. Nel frattempo abbiamo sbloccato con la serratura, col grimaldello, questo cassetto. Ci abbiamo trovato un coso. Insomma, uno spray medico. Ok. Chiave dorata. Sappiamo dove andare. Sappiamo come raggiungerla. Allora, dovremmo aver fatto tutto al centro militare. Almeno da quello che mi ricordi. Con Claire abbiamo veramente fatto tutto qua dentro. Volendo potremmo tornare anche così, tanto non ci sono grossi pericoli lungo la strada. A parte questi cagnoli maledetti. C'è ancora il suono dell'allarme perché giustamente si è azionata la porta. Qua evitiamo con tutte le scarpe il mostrone che ci stava raggiungendo, tra l'altro. Salvataggino tattico. E si va. Purtroppo non si riescono a vedere bene gli schifi. Ma tanto questi sono scarsissimi. Come tipologia di mostro sono proprio scarsi. Ok. Andiamo avanti. Abbiamo una chiave dorata adesso. Ci sono ancora alcuni zombetti. E andiamo ad inserire la chiave dorata. Lasciamo la chiave d'oro. Anche questa stanza è molto bella. Mi piace particolarmente. Ed è anche molto importante dal punto di vista della lore della famiglia Ashford. Ah, cosa c'è qui intanto?
completamente distrutto. Un candeliere bianchissimo. C'è scritto qualcosa alla base. In memoria di Alexander Ashford. Ci sono degli interruttori. Ma prima, messaggio per il nuovo capofamiglia. Sir Alfred, congratulazioni per la nomina di capo della famiglia. La nomina a capo della famiglia Ashford. Le faccio dono di un vaso di terracotta. Bellissima sta stanza, sì. Vaso di terracotta, nel rispetto della tradizione della famiglia Ashford. Come forse sa, tale tradizione fu inaugurata quando un maggiordomo scelse una tazza d'oro come oggetto commemorativo di Veronica, fondatrice della famiglia Ashford. La sua intelligenza e bellezza sono insuperate. Anche ai suoi due successori, Sir Stanley e suo figlio Thomas, furono dedicate tazze simili. Speravano di raggiungere la gloria, così come la ottenne Veronica prima di loro. La carica di capofamiglia passò in seguito a Sir Thomas, al suo gemello Sir Arthur, per poi essere ricoperta da Sir Edward, suo nonno. Fu allora che la famiglia Ashford conobbe la maggiore floridezza. Fu inoltre grazie a Sir Edward che fu possibile fondare la multinazionale chimica Umbrella Inc. Con la morte di Sir Edward, la nomina di suo padre Sir Alexander a capo della famiglia, per gli Ashford cominciò un inesorabile declino. Spero che con la sua guida la famiglia Ashford possa riconquistare la gloria perduta, così da riflettere l'eterno splendore di questo vaso. Maggiordomo della famiglia Ashford, Scott Harman. Ragazzi, la famiglia Ashford è fondamentale. È veramente di un'importanza unica e rara. Io devo solamente ricordarmi un pochettino la storicità di questa, la genealogia di questa famiglia. Buonasera, buonasera Giulia. Abbiamo iniziato da un'oretta circa, stiamo quasi finendo la prima parte e stavamo proprio parlando della famiglia Ashford. Ci troviamo in una stanza che dal punto di vista genealogico è di importanza cruciale, ci fa capire tante cose. Questa donna è Veronica. Tra le altre cose, il gioco si chiama Code Veronica, quindi è la donna che dà importanza e dà un titolo, un sottotitolo a questo capitolo di Resident Evil, ed è grazie a lei che parte tutta la discendenza della famiglia Ashford, che fonda l'Umbrella, insomma contribuisce a dare ingenti somme di denaro per finanziare i progetti dell'Umbrella. Questo enigma che ricordi, sì, tante belle cose. Una bellissima donna che ha in mano con sé una tazza di tè. In basso c'è un pulsante, premiamo il pulsante. Quindi sappiamo che la prima donna è sicuramente lei, anche perché è l'unica della discendenza di Ashford, poi sono tutti uomini. Passa in mano ai gemelli. Lui chi è? Forse no, questo no, perché questo è il papà o il nonno di Alfred, sì, quindi secondo è sicuramente lui. Gemelli con i capelli rossi. Poi abbiamo piatto di terracotta. In realtà no, non credo che il piatto di terracotta sia prioritario. Qua la tazza di tè, sì. Piatto di terracotta. Questo è un candelabro. Facciamo... oddio, in realtà credo di sì, sapete? Poi questo, perché il vaso, l'ultimo arrivato. E infine il nostro Alfred. Ho sbagliato. La tua prima run? No, assolutamente. Questa non è la 26esima, ma la quinta, possiamo dire.
solo che devo ricordarmi un po' questo enigma. È molto semplice in realtà, basta leggere questo documento. Sono andato un po' a memoria, però. Messaggio nuovo dalla famiglia, sì. Fatemi segnare un attimo. Allora, tradizionale, sì. Veronica sappiamo che è la prima. Fondatore della famiglia Ashford. I suoi due successori, Sir Stanley e suo figlio Thomas. Sono dedicate tazze simili. Ah, ok. Ok, ragazzi. Io purtroppo devo prendermi un foglio protocollo perché non ho modo di fare appunti. Sì, siamo questo. Quindi ci abbiamo Veronica. Ora mi faccio proprio l'albero genealogico. Veronica. I suoi due successori sono Sir Stanley e Onlyo. No, vabbè, no, scherzavo. Stanley e Thomas, che è suo figlio. Entrambi hanno delle tazze dalle tradizioni della famiglia. Tazza d'oro. La carica passò a Sir Thomas, al suo gemello Sir Arthur, quindi Sir Thomas Arthur, che sono fratelli, per poi essere coperta da Sir Edward, Edward che sappiamo essere il nonno. Qua non fa riferimento ad oggetti. Sir Edward fonda l'Umbrella. Con la morte di Sir Edward la nomina passa ad Alexander. Quindi Alexander e quindi vaso. Fatemi leggere l'ultima pagina. Alexander. Adoro scrivere mentre gioco. Prendere appunti in generale è una di quelle cose che ormai si è persa. Spero che con la sua guida la famiglia Ashford possa riconquistare la gloria perduta, così da riflettere in eterno nel splendore di questo vaso. Sì. Io sono riuscito a fare tutto il gioco con il coltello tranne il boss finale. Io anche col boss finale. In meno di 3 ore per sbloccare il lanciarazzi. Però mi raccomando, Giulia, non facciamo spoiler, eh. Ci tengo. In generale è scritto nel regolamento della chat. Siete avvisati. Perché sono comunque run speciali queste. Non sono sicuro che si possa colpire col coltello, però magari mi sbaglio, ma nei mercenari si può affrontare col coltello. Sì, si può fare. Si può fare. Allora, Veronica Stanley, che sarà lui perché c'ha i due gemelli con la tazza, quindi poi la tazza ce l'ha lui. Ma in realtà lo schema che avevo fatto era praticamente questo. Tazza, tazza. Sicuramente questo è l'ultimo perché è il vaso. Proviamo a mettere magari lui. Non si somigliano per niente, però magari mi sbaglio io. Magari sbaglio, chissà. Va bene. Vediamo se questa volta siamo riusciti a farlo. Sbagliamo di pochissimo, ragazzi. Tranquillo, non farei mai spoiler, grazie. Grazie Giulia. Allora, cosa stiamo sbagliando? Perché io devo capire. Io devo capire. Veronica è la prima. Sta a lei, quello con i due gemelli è il secondo, per forza di cose. Sbaglio nell'ordine. Cioè dovrei mettere prima... Allora. Nuovo di mezza età. 7 da te. Proviamo a mettere prima lui. Anche se mi sembra strano, ragazzi, eh. Però uno dei due si è tenuto la tazza, no? Quindi ci potrebbe anche stare. Questo sicuramente. E sappiamo per certezza, con certezza, che lui è l'ultimo. Ci stiamo dilungando troppo per fare questo enigma, però
può succedere. E lo stesso bambino apparso nell'immagine del proiettore. Sulla fotografia leggibile un messaggio: scoprire l'identità di Ashford, svelare il vero capofamiglia. In basso c'è un pulsante, prendi il pulsante, sì. Volete vedere che il pulsante da premere è uno soltanto ed è Alexa? Cioè non dobbiamo premerli tutti. Anche se io ricordavo diversamente. Che figuraccia. Vabbè. Non fa niente. Non mi ero mai incartato su questo enigma, eh. Premiamo il pulsante di Alexia e basta. Di Alexia, perdonatemi, di Veronica. No. Ah, ho capito, sono un cretino, l'ho capito adesso. Dobbiamo solamente premere i quadri che hanno la tazza. Dobbiamo premere i quadri che hanno la tazza, perché gli altri non sono importanti come loro. Può essere? Beh, io a sto punto le provo tutte, raga, perché comunque è giusto scervellarsi, no? E sono enigmi per un motivo. Io pensavo ci fosse uno schema cronologico. Non posso nemmeno farti ragionare. No, certo che puoi farmi ragionare sul momento, Giulia. Puoi farmi ragionare, assolutamente. Io parlo di spoiler per cose future che si vedranno tra 2 o 3 episodi. Però per quanto riguarda le cose che stiamo giocando, sì. Potete darmi tutti gli indizi e i consigli del mondo. Ma dai! Seconda mano ci sono, ti sto solo facendo ragionare. Sì, una mano sarebbe gradita, ragazzi, anche perché è il quarto tentativo che facciamo. Forse vanno premuti tutti, tranne il padre di... tranne il padre di Alfred. Perché è lui che ha portato il declino della famiglia Ashford. Potrei sbagliarmi. Rileggi attentamente il documento. Rileggiamolo, dai. Inutile fare tentativi a cavolo di cane. Allora, lo rileggiamo. Anche per quelli che ci stanno guardando in differita. Messaggio per il nuovo capofamiglia. Sir Alfred, congratulazioni per la nomina al capo della famiglia Ashford. Le faccio dono di un vaso di terracotta nel rispetto della tradizione della famiglia Ashford. Come forse sa, tale tradizione fu inaugurata quando un maggiordomo scelse una tazza d'oro come oggetto commemorativo di Veronica, fondatrice della famiglia Ashford. La sua intelligenza e la bellezza sono insuperate. Anche i suoi due successori, Sir Stanley e suo figlio Thomas, furono dedicate tazze simili. Speravano di raggiungere la gloria così come la ottennero Veronica, come ottiene Veronica prima di loro. La carica di capofamiglia passò in seguito a Sir Thomas... da Sir Thomas al suo gemello Sir Arthur. Per poi essere ricoperta da Sir Edward. Fu allora che la famiglia Ashford conobbe maggiore floridezza. Ah, ho capito, ragazzi. Fu inoltre grazie a Sir Edward che fu possibile fondare la multinazione dell'Umbrella. Con la morte di Sir Edward, la nomina di suo padre Sir Alexander a capo della famiglia, per gli Ashford cominciò un inesorabile declino. In pratica noi che cosa facevamo? Andavamo su Alexa, poi ci fiondavamo su di lui, che aveva i gemelli, ma in realtà il secondo è lui. Perché sono fratelli loro due. Giusto? Quindi lo sbaglio stava lì. Poi magari mi posso sbagliare anche adesso, eh. Faccio un'altra figura de merde. Allora. 1. 2. 3. 4. Il nonno, che è lui. 5.
E il vaso di terracotta. 6. Se adesso non va, mi dite la soluzione voi, perché io davvero mi sento incredulo. Ma come? Sei fuori strada. Pesante. Siamo andati benissimo, mi sto incartando per un enigma stupidissimo. Abbiamo fatto pure lo schemino. Allora. Questo è un try che volevo fare prima. No, volevo solamente premere il try, il tasto del vaso di terracotta. Perché comunque è quello l'ultimo oggetto. Sto riflettendo. Il mio ragionamento è che la nomina è partito tutto da un dono che è stato fatto. E il dono ha a che vedere con le tazze rappresentate qui. Ci abbiamo la tazza di Alexia, poi la tazza di Stanley e di Thomas, che ha due fratelli gemelli. Uno è Arthur e l'altro è Edward, il nonno di Alfred. Poi c'è il padre di Alfred, che ha in un certo senso infangato il nome e la tradizione. E infine abbiamo Alfred. Lo schema è questo. Però c'è da fare attenzione sul fatto che lì c'è un candelabro. E lì c'era un vaso. Che il candelabro sia l'ultimo oggetto? Allora, questo è indiscutibilmente vero, perché la prima è Alexia, quindi io ho acceso il bottone proprio perché so con certezza che, scusatemi, confondo Alexia con Veronica, però mi sto riferendo a Veronica, fondatrice della famiglia Ashford. È un errore stupido, perdonatemi. Veronica, anche ai suoi due successori, Sir Stanley e suo figlio Thomas. Sì, la prima è lei, questo te lo posso dire, ok. Solo che mi sto ragionando adesso. In uno dei due quadri ci sono due gemelli. Ho capito. Però è strano. Sto facendo così tanti try che mi sto rincoglionendo, ragazzi. Allora, il try della disperazione.
E niente. Niente vaso per me. Allora, io sono stanco. Facciamo così. Fino a qua c'ero. Era esattamente quello che avevo fatto. Ok. No, non ho mica guardato la soluzione. No. Stavo solamente guardando le previsioni del tempo per domani. Allora, Alexia, porca puttana, Veronica, Stanley, che ha i gemelli, il figlio, Thomas. No. Il figlio, Thomas. Il fratello, Arthur. Il nonno di merda, che è lui e non è l'altro, perché io premevo sempre quel tasto. Era solamente questo l'errore. Abbiamo perso un quarto d'ora per questa cosa. E poi lui. C'è una piccola parte del documento che ti confonde. Ma infatti gli enigmi di Resident Evil sono belli per questo, eh. Sono io oggi che non ce la faccio a capire le cose più semplici. Scusatemi. Perdonatemi veramente. Ora la live può riprendere. Guardate un poco questo cambio di quadri. Ora è giusto. Sì. Prendiamo il vaso di terracotta. All'interno del vaso troviamo un oggetto. Importantissimo. Sembra esserci qualcosa all'interno. Prendere? Sì. L'oggetto a forma di regina madre era all'interno del vaso. Un inquietantissimo oggetto, tra le altre cose. In tutto questo abbiamo ancora la chiave d'argento, che però non è stata completamente... cioè non è stata consumata del tutto. Abbiamo solamente aperto una porta con la chiave d'argento, ma in quest'area mi sa tanto che non c'è da utilizzarla più. Almeno credo. Poi potrei anche sbagliare. Ah, ragazzi, è stato un incubo, però basta il minimo errore negli enigmi per fregarti. Ah no, ora mi sono appena ricordato dove va utilizzata la chiave d'argento ed è in questa stanza. Stanza importantissima. Esatto. La serratura è stata sbloccata, non c'è più bisogno di utilizzare la chiave d'argento. Mi stavo proprio domandando quale stanza rimaneva da utilizzare. Ah, benissimo, si può ritornare a giocare in serenità. Recuperiamo tutti i proiettili, tutti gli oggetti del caso. In questa stanza ce ne sono parecchi. Erbe da sparo. Ci sono due erbe verdi qui. Le musichette sono bellissime, ma non solo le musichette, tutto è bellissimo. Proprio è magico Resident Evil Code Veronica. Speciale. Un antico pianoforte a coda serve a interpretare dati.
Allora, sostanzialmente dobbiamo inserire, la traduzione un po' errata, dobbiamo inserire il cilindretto del pianoforte, però purtroppo non lo abbiamo, quindi dobbiamo ritornare qua, necessariamente. Fatemi dare un po' un'occhiata. All'inventario. Esempio, la musica della safe room è qualcosa di splendido. Un sacco di erbe verdi, tantissime erbe verdi. Allora, 12 proiettili di granate acide. Questo lo posiamo, direi, perché mi sembra un po' esagerato. E abbiamo due opzioni al momento. O torniamo nella residenza di prima ed inseriamo l'oggetto della formica regina, oppure abbiamo questa targa che volendo potremmo infilare Credo proprio che infileremo questa targa nell'area che ci siamo lasciati indietro. E io, dopo aver risolto questo enigma, voglio salvare. Davvero, vi chiedo scusa, di solito sono abbastanza smart con gli enigmi nei Resident Evil, però non so perché ci ho avuto questo blocco. Ok. Sono ancora le 11, abbiamo ancora metà live davanti, quindi oggi cerchiamo in tutti i modi di portare a termine questa prima parte di gioco, anche abbastanza bella. E va bene, così mi piace. 27 proiettili esplosivi che però eviteremo di utilizzare. Allora, dobbiamo inserire questo stemma. Qua c'è uno zombies. Io non ricordo se effettivamente si può fare o meno. Però c'ho l'intuizione. E quindi l'intuizione mi spinge ad andare indietro, nella zona della ghigliottina. Perché lì c'era da inserire uno stemma color indaco. Ora non so se ci riusciremo, nel bene o nel male. Qua si doggiano, anche abbastanza easy. Torniamo indietro. Direzione corretta. Qua c'è da doggiare un po'. Allora. Via. Benissimo. Utilizziamola. Nessun problema, basta una freccia, ragazzi. Una freccia per farli fuori entrambi. E si va avanti. Tra l'altro lì c'è un bellissimo silos che fa non lo fai esplodere.
che fa? Te ne privi? Ok, perfetto, volevo proprio portarvi qui. Questa era l'ultima cosa che ci mancava dell'area proprio. Perché adesso ci ricollegheremo con un'altra parte di mappa che abbiamo già visto nello scorso episodio. Tra altre cose, qui ci dovrebbe essere una chest. Ora non voglio dire cavolate, però sì, c'è una chest. Qua ci sono anche dei proiettili. Sì, oggi abbandoneremo questo complesso. E dopo ci fermeremo. Fatemi svuotare le tasche, che ne ho estremamente bisogno. Ok, meglio. Sblocchiamo questa porta che ricordiamo. Almeno al momento non vi dice nulla questa porta. Adesso che apriamo la porta ci ricolleghiamo con quest'area qua. Ricordate? Stanza del computer. Volendo qui adesso potremmo utilizzare il nastro, però a noi non ci interessa, quindi siamo solamente tornati indietro per recuperare delle munizioni speciali, molto speciali, che si trovano solo qua tra l'altro. Abbiamo i proiettili bio. Lanciafiamme. Anche questo ce lo portiamo. Saccheggiamo. Vediamo se qua dentro abbiamo lasciato qualcosa. In the security box. Vediamo se c'è qualcosa. Ci sono tre nastri, che fane. Li abbandoni così? Tra le altre cose vi racconto una chicca. Nella mia prima run avevo abbandonato l'estintore in uno di questi metal detector, chiamiamoli così, e per colpa di questa cosa non ho potuto portare a termine Code Veronica. Quindi per colpa di questa cosa mi sono fregato una run intera e ho dovuto ricominciare il gioco. Allora, qua diventano sempre più belli questi proiettili messi così. Voglio andare in giro con l'erba verde, che fa più figo. Proiettili. Mettiamo i dardi normali, dai. Non esageriamo. Questi ci servono. Ok. Possiamo andare? Siamo pronti? Sì. Stavo solamente ragionando. Non ci sono oggetti chiave. No, non avevamo oggetti chiave, mi pare. Ok. In questo momento siamo con la balestra. Ci sono tante belle cure. Stiamo andando veramente bene. A parte quel piccolo blocco con l'enigma, stiamo andando bene. Allora, qua ci sono munizioni, vedo, quindi si prendono assolutamente. E questa sembra essere quasi una sorta di infermeria, perché ci sono tanti spray, tante cure, flebo, bisturi col sangue. Questo zombie che è palesemente vivo, ma che purtroppo non è interagibile al momento. Qui troviamo un documento. Nota dell'anatomista. La mia mente è posseduta da un demone. Non so controllare i feroci impulsi a cui il demone mi costringe a ubbidire. È un rituale bestiale. In preda al demonio provo enorme piacere nell'osservare persone agonizzanti che urlano di dolore e si contorcono prima di morire. Ma Sir Alfred è stato buono con me e ha messo a mia completa disposizione le strutture, le sostanze chimiche e le
apparecchiature necessarie a compiere i miei studi. Sarò estremamente grato, Sir Alfred. È fondamentale impedire a chiunque di scoprire il luogo inviolabile di cui solamente io e lui siamo a conoscenza. Giuro solennemente che il sotterraneo di questa struttura medica rimarrà segreto. Ops, l'hai scritto, non è più un segreto, coglione. Scusate. Ho sempre con me la chiave di accesso al luogo segreto. E se un estraneo la vede, non potrà mai sapere che è la chiave con cui accedere al luogo proibito. Non devo mai dimenticare che la mia vita è appesa a un filo sottilissimo. La fiducia di Sir Alfred. Va bene, nota dell'anatomista che ci ha confessato i suoi più loschi segreti. Tra le altre cose, un modello elaborato di corpo umano sembra che manchi qualcosa. Gli manca l'occhio. E qui c'è una sacca per cadaveri. Tra l'altro, con tanto di prospettiva, come per dire: ehi, guarda che si alza, guarda che si sveglia, guarda che si sveglia. E che ho detto? Allora, mi ricordo che qua è pieno di zombie, però noi cercheremo di evitarli. Ho detto cercheremo, però non so se riusciremo a farlo. Forse sì. Ok. Prendiamo la valigetta. Speriamo che dentro ci sono dei dardi rossi. Ne ho bisogno. Vi prego. No. Però qualcosa di più utile in realtà. Parte di modifica. Che rende la pistola più potente. Tra le altre cose permette alla pistola di sparare a raffica. Quindi proviamola subito. Vedete? Spara a 3 a 3 adesso. Molto utile però. Fa investire tanti, tanti proiettili. Infatti non voglio sprecarli tutti qua dentro. Prendiamo i proiettili per pistola. E andiamo via. Non mi pare che ci sia altro. Dico bene. Non mi pare che ci sia altro. Diamo subito un'occhiata al sacco per cadaveri che si muoveva. Claire è molto spaventata. Tutum. Particolari versi di smembramento. Salve. Oh no. Vabbè, poteva andare molto peggio. Abbiamo con noi l'altro pezzo della chiave. Allora, speriamo che non si alzino più, sinceramente. E utilizziamo l'occhio per sbloccare il segreto. Segretoso. Qua faccio un salvataggino tattico. Questo corridoio è molto noto a chi ha giocato la modalità mercenari. Purtroppo non abbiamo con noi l'accendino, quindi questi danni ce li dobbiamo prendere. E accediamo alla sala delle torture del nostro pazzo dottore. Era proprio pazzo questo dottore. In tutto questo stiamo confinendo i proiettili per pistola, quindi dobbiamo stare attenti, cercare di magari utilizzare altre tipologie di dardi. E infatti qua ci danno
delle frecce. Allora, frecce, proiettili, di tutto. Tutto il necessario. Guardate che inquietudine, veramente. Oggetti per la tortura. Orrendo. Sembra essere un vecchio mulino ad acqua. A cosa sarà mai servito questo strano apparecchio? Una tenda piuttosto spessa è stata tirata giù. Qua si scende ancora. Allora ragazzi, io voglio curarmi, che sento che ne avrò bisogno. Ed entriamo nella stanza più buia e recondita di questo luogo. Dobbiamo stare molto, molto attenti. La statua di pietra sorregge una spada arrugginita. Prendere la spada arrugginita? Sì. Dobbiamo girare questa leva prima che il veleno infetti completamente l'area. Inquietantissima questa parte, lo so. Utilizziamo la spada. Jumpscare incoming. Non è ok. Sei morto adesso? Molto bene ragazzi, abbiamo recuperato il rotolo del pianoforte, che era l'ultimo pezzo del puzzle che ci mancava. E adesso possiamo tornare nella stanza del gioco d'azzardo per inserirlo. Quindi fatemi fare mente locale. Sì. Abbiamo fatto veramente tutto. Abbiamo fatto veramente tutto. Purtroppo questi pipistrellazzi non possiamo allontanarli. E andiamo. Voglio recuperare soltanto un oggetto. E poi ce ne andremo per sempre da questo postaccio. Please deposit any metallic item you have in the security box. Prendiamo il coltello. Ah, avevamo lasciato il nastro. Vabbè, meglio così. Pensavo ci fosse il coltello da sopravvivenza, invece quello ce l'eravamo portato la scorsa volta. Va bene. Va benissimo, va benissimo. Qui purtroppo non si può aprire. Qua ci sono i cagnoli. Adesso dobbiamo tornare indietro, quindi perderò il tempo della strada. Ma abbiamo praticamente finito, ragazzi. Questa prima parte di gioco l'abbiamo vista nella sua quasi totale interezza. Ci resta solamente l'ultimo enigma, diciamo, nel capire come funzionano i Carrion
in quella casa inquietantissima, che più che casa è quasi una magione, una roccaforte, un posto lontano da tutto questo, dalla base militare, dalle prigioni, dalla sperimentazione umana, da tutto. Sembra quasi una sorta di piccolo angolo di paradiso, se non fosse così spettrale. Ehi, è riuscito a prenderci, incredibile. Ok. Greetings. You must be the lovely Claire Redfield. Who are you? È lui. Let's just say that I'm a ghost coming back to haunt your dear brother. Wesker? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have them all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. What are you gonna do to him? Ish. Eh sì, Arlok. Bellissimo. Oh, how your brother will weep to see you die. What? What is it? Stay there. I'm coming. Ish. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. Bellissimo. Ormai è diventato fortissimo Wesker. Ebbene sì, dietro a tutto questo c'è lo zampino di Wesker. Questo era il plot dei plot. Bellissimo. I despise Chris. Meraviglioso, meraviglioso. Uno dei miei personaggi preferiti di sempre. Di sempre. Ha i poteri, sì. C'ha i poteri. Ora c'ha i poteri. C'ha proprio i poteri ed è proprio cattivissimo, arrabbiatissimo con tutti. Wesker fa la sua comparsa Resident Evil Code Veronica e lo fa con uno stile unico ed inconfondibile. Per me rientra nella top, cioè in cima alla lista delle top 3, dei top 3 antagonisti di tutta la saga. Rotolo del pianoforte, utilizziamolo. Molto bene, molto bene. Troviamo proprio l'oggetto che volevamo. Adesso risuona per tutta la stanza, bellissimo. La musica continua a suonare, bellissimo. Questo dettaglio. Molto bene, molto bene. Ci tenevo a farvi vedere questa scena, ragazzi, che anche questa è tra le più iconiche del gioco. Allora, questo nastro ce lo conserviamo. Direi che ci portiamo questo, assolutamente. Possiamo fare un po' gli ignorri e magari viaggiare solo con le frecce esplosive.
Però io lo spray lo poserei. Mi sembra un po' esagerato andare con tutte queste cure. Magari me ne pentirò, però così mi sembra un setup più che valido. Al limite possiamo posare qua le frecce. Ok, mi piace. Facciamo un bel salvataggio. Questo è un salvataggio chiave. E ci rechiamo di nuovo nella stanza del Carion. Sia di Alfred che di Alexa. Alexia. Qua dobbiamo schivare il nostro amico. Allora, ci saranno un paio di zombie in più, però poco importa. E dai, non fatemele sprecare così queste frecce che sono preziosissime. Ne abbiamo 20, per carità. Però sono comunque importantissime. Bellissime queste inquadrature che ha solo Code Veronica. Veramente speciale questo gioco. Veramente speciale. È un peccato che abbia avuto poco successo rispetto agli altri per via del lancio su Dreamcast, che è una console di per sé sfigatissima da questo punto di vista. Tra l'altro abbiamo giocato un gioco per originario per Dreamcast, che è appunto Shenmue. Se vi capita di vedere la serie su Shenmue, la trovate in replica sul secondo canale, mi sembra. Allora, dai, cazzo. Che bello, sì. Vi chiedo scusa per aver sprecato tutte queste frecce. Allora, utilizziamo Carion. Prendiamo il disco. Ero indeciso se portarmi il lanciagranate o queste. Ho optato per le frecce. Piuttosto mi faccio mordere, guarda. Abbiamo solo 14 frecce, non voglio di certo sprecarle tutte su di voi. Ci servono. Immancabilmente. Allora, Carion. Carion numero 2. E manca il disco. Oh, Rio, ciao. Grande citazione di Mario. Ma voi ve le immaginate la scena di Alexia ed Alfred che sono nella stessa stanza? Alfred si sta facendo un pisolino. Oh, ma grazie, dottore. Grazie mille, caro. Ci tengo a ribadire lo shoutino al dottor Zarkon. Se non l'avete ancora fatto, andate a lasciare un follow che porta... Per il momento sta portando Overwatch, ma porta anche... Non ti preoccupare. Io ci tengo a fare questo shoutino. Oltre ad Overwatch porta anche titoli interessanti. Ha portato Nier. Com'è andata con Scorn, a proposito? Stavo raccontando proprio una scena esilarante che ripeterò. Sostanzialmente, attivando questo Carion, si abbassa questo tettuccio che dà alla soffitta con queste scale, no?
Il problema è che sotto c'è il materasso. Ora, immaginati la scena dei due personaggi che abitano questo castello e uno è disteso e dice all'altro: puoi mettere la musica? E aziona questo carione e lo schiaccia. Niente, volevo fare una gag simpatica ma mi è fallita. Salgo la scala. Inquietante, sì, abbastanza. È Resident Evil del resto, quindi è giusto che sia così. Saliamo le scale col cardiopalma perché effettivamente Alfred non si è più visto. E nemmeno Alexia. E qui c'è una stanza ancora più inquietante, cioè sopra questa camera da letto c'è una sorta di stanza dei giochi con delle bambole inquietantissime, con questi cavallucci, insomma, tutto molto barocco. Prendiamo una libellula d'argento. No, io mi riferivo a Scorn. Ah, vabbè, sì, Scorn. Anche Scorn è giusto che sia così. Oggetto a forma di libellula, è fatto in modo tale che le ali possano essere rimosse. Rimuoviamo le ali. La giostra dei cavalli, sì. Un elemento ricorrente nell'horror giapponese. A me piace tanto, a me fa inquietare in una maniera impressionante Harlock. Le ali della libellula sono state rimosse. Adesso è una magica pennetta. Tra l'altro c'è una sorta di interruttore, come potete vedere. Quindi va chiaramente inserita da qualche parte ed io so dove va messa qui. Immagina una forma di formica disegnata sulla parete, sembra che la bocca coincida con il buco della serratura. Inseriamo la libellula. Come fa a non angosciarti, Harlock? Come? Cioè, è una cosa... Mamma mia. Però giustamente ci si diverte anche con questo. Quando si è bambini, personalmente sono sempre rimasto inquietato, anche da piccolo. Saliamo ulteriormente le scale di questo complesso sistema e qui ci sono una para di cose da recuperare. Prima cosa leggiamo questo documento. Trafiletto di giornale. Bambina prodigio di 10 anni si laurea con il punteggio massimo in università prestigiosa. Il colosso internazionale Umbrella Chemical Inc. le offre il posto di ricercatore capo. Quella bambina prodigio chi sarà? Chi è la bambina prodigio? Non sarà mica Alexia? Di certo non Ashford. L'articolo parla chiaro, si sta parlando di una bambina. Le opzioni sono due. O si tratta di Veronica, che sappiamo essere nata nell'Ottocento, o è Alexia. Confessione. Mia sorella Alexia è un genio e la sua bellezza è sconfinata. Lei è tutto per me e metterei a repentaglio la mia vita per lei. È in onore ad Alexia che devo rinnovare i fasti degli Ashford, caduti in disgrazia all'epoca di mio padre Alexander. Una volta rinverditi i fasti degli Ashford, farò ricostruire un palazzo a cui solamente gente di stirpe nobile potrà accedere. È ad Alexa che ho dedicato la mia vita e non posso permettermi di esporla alla vista del volgo. Lei è la regina e io sono il suo servo. E questo è il mio sogno, di cui attendo impaziente la realizzazione. Il risultato costituirà la prova tangibile del mio amore per Alexia. Ne ho fatto il solo scopo della mia vita. Tutti gli altri esseri umani sono privi di significato e presto dovranno prostrarsi al nostro cospetto. Devoto alla mia adorata Alexia. Alfred Ashford. Quindi sappiamo che Alfred è completamente sottomesso alla sorella Alexia ed è lui stesso, si dà del subalterno, ha detto io sono il tuo schiavo, quindi diciamo che le cose tra loro due non vanno proprio in parità.
per quanto siano effettivamente due fratelli che possiedono lo stesso numero di anni. Ora non ci viene detto esplicitamente, però quei due bambini nel video sembrano proprio essere loro. E perché Alexia è così intelligente rispetto ad Alfred? Che cosa ci sta nascondendo questo gioco che noi non sappiamo ancora? Claire Redfield, hold it right there. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford. For the pride of the Ashford family, I will kill you. Wait! What's going on? Stato colpito. A secret door. Già. After her. Per fortuna Steve ci ha salvato. Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Un colpo di proiettile di cecchino, solo un graffio. Scopriamo gli altarini, ragazzi. La verità sta per venire a galla. Cos'è successo, Steve? Una parrucca? Un vestito? Steve sembra essere turbato. Meglio controllare questa stanza. This must be... What? No! Wait a second. What just happened? So there never was an Alexia after all. You mean he thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. The self-destruct system has been activated. That freak! Activated. He's trying to blow us All up along with the entire facility! Immediately. Come on, we gotta get to that airport. Right. Right. Ragazzi, la verità è giunta a galla. Il vestito di Alexia giace abbandonato. Eppure... abbiamo letto un articolo però di giornale che parlava di una bambina prodigio. Abbiamo capito che Alfred ha dei seri problemi ed ha incorporato dentro di sé... mi farò mordere, io non voglio sprecare le frecce. Ed ha dentro di sé queste due personalità. Vive con la... coscienza un po' oscurata dalla sorella. Il problema è che se lui ha finto di essere Alexia per tutto questo tempo e quella che abbiamo visto noi altri non era se non lui che si travestiva dalla sorella, come si spiega l'assenza della sorella stessa? Perché da che mondo è mondo? Dai però. Non ce l'ha mai preso. Da che mondo è mondo noi sappiamo che Alfred e Alexia sono storicamente esistiti. Alexia è stata viva fino a un certo periodo della sua vita, almeno fino ai 10 anni,
Poi è successo qualcosa che ancora noi non sappiamo. L'unico zombie che ci è rimasto ci ha morso. Fantastico. Quindi, tornando a questo ragionamento, sappiamo che Alexia fino a 10 anni ha vissuto una vita normale, diciamo, perché è sempre stata considerata un genio rispetto al fratello, che ha fatto di tutto per lei, le ha costruito una casa, un'abitazione dove solo loro due potevano stare e vivere lontani dalla plebaglia, come diceva lo stesso Alfred. Però Alexia in tutto questo non c'è. E dov'è? Che fine ha fatto? Questo ed altri interrogativi li scopriremo più avanti. Allora, visto che ci è rimasto solo ed esclusivamente la fuga con l'aereo, col catamarano, insomma con il Canadair, ecco, che abbiamo già visto nello scorso episodio, direi di recarci subito lì. Spero di essermi spiegato bene poco fa, quando parlavo un po' del rapporto tra Alexia ed Alfred. Quando l'ho scoperto la prima volta ci sono rimasto abbastanza. Those must be the remaining survivors. We'd better get out of here too. Right. Let's go. Cerchiamo di fuggire anche noi. Pam pam pam. Pam pam param pam pam. Fatemi vedere se qua c'è qualcosa da recuperare. Mi sa di no. Delle frecce forse? No, neanche. Pam pam. Magari qua abbasso un pochettino l'audio, ma un po' alto. Comunque c'è da dire che gli Ashford sono l'unica famiglia nei Resident Evil che hanno sia un sottomarino, che un aereo, che un carro armato in un'unica struttura. Impressionante. Il carro armato non l'abbiamo visto, l'abbiamo visto solo di sfuggita, però vi assicuro che c'è. Lo vedremo poi. C'ho un paio di cose da fare. Allora, pare che è di qua. Sì. Molto bene. C'è ancora un paio di cose da fare, ragazzi, però stiamo arrivando. Dove volevo portarvi oggi? Allora, per occuparci dei preparativi del decollo, Steve si occuperà dei preparativi per il decollo. Noi invece dobbiamo alzare il ponte, perché altrimenti non è possibile procedere. Quindi noi facciamo un salvataggino
così, tanto per, tanto ci abbiamo 13 slot, insomma. Bene così. Va bene, dobbiamo tornare indietro, alzare il ponte e decollare. Non ci rimane molto tempo prima che la struttura venga autodistrutta ad opera dello stesso Alfred, che per l'umiliazione e per la disperazione corre ai ripari in questo modo, distruggendo e mandando all'opera il lavoro di una vita. E tutto questo per la sua amata Alexia. Ok, dobbiamo cercare di doggiarli il più possibile questi. Ponte. Vicino delle balestre, però pazienza. Questo è un pannello di sicurezza che non ci compete. Noi siamo qua per alzare il livello della piattaforma. Molto bene. Adesso possiamo decollare in tranquillità. Ma non prima di avere sistemato la pressione. Dell'olio. Forse non è necessario. Sì che è necessario. No, non è necessario. Dobbiamo fare un giro largo, ragazzi, perché abbiamo recuperato le chiavi, quelle che non ci competevano. Adesso ci competono. Allora, andiamo giù. Chiave dell'aeroporto. Ormai ci siamo, manca così poco, ragazzi. Ci sono gli ultimi approvvigionamenti. Chiaramente ne approfittiamo. E quasi quasi cambio la balestra con le granate. Con il lanciagranate, scusate. Mi sa che uno spray me lo porto. Va bene così. Per qualsiasi cosa io salvo, perché non si può sapere mai. Thank you.
E andiamo. Bene, abbiamo sbloccato l'ascensore. Sempre un classicone dei Resident Evil. L'autodistruzione. I will not allow you fools to escape. This is what you get for trying to oppose me. Now feel my revenge. Che angoscia. Oh oh. Mr. Freeze. Palesemente Mr. Freeze. Di Batman. No, lui è un tyrant sperimentale particolarmente tosto, ragazzi. Purtroppo siamo sbucati qui, alla base militare, e ce la dobbiamo fare di nuovo fino al molo d'atterraggio. Comunque è bello che Alfred, Steve e volendo anche Wesker sono sopra le righe come PG, ma non importa. Pod Veronica è bello per questo, e noi siamo braccati da questo omone. Permesso, eh? No, mi scusi. Niente, eh? Dobbiamo affrontarti per forza? Bene. Ok, ci fai passare adesso? No. Ok. Mi fai passare adesso? Grazie. Allora. Tutto calcolato, ragazzi. Andiamo. E infatti la cosa più problematica nel fare il remake di Code Veronica è cercare di, in un certo senso, uniformare questi personaggi. Ma poi c'è anche una questione nel rendere Alfred e fargli sviluppare questa bipolarità e cercare di renderla credibile per un remake. Cioè, la cosa più difficile secondo me è questa. Però staremo a vedere che cosa farà Capcom. Allora, qua ogni volta c'è l'animazione, manco nei Power Rangers. Però ci tengono a farci vedere questo dettaglio. Scendiamo la scala. Abbiamo 2 minuti e 50 prima dell'autodistruzione. Dobbiamo correre come dei disperati adesso. L'ultimo ostacolo.
Premiamo l'interruttore e si va. Fuggiamo da qua. Siamo riusciti a decollare. Anche questa cosa. So, where should we go now? I can take you anywhere you want to go, Claire. I hear Hawaii is nice this time of year. You got it. Finale da anime proprio. Ovviamente non è finita qua, ragazzi. Se no, la serie su Resident Evil Code Veronica finiva qui, no? Questo è il famoso carro armato di cui vi parlavo. Buonasera. Buonasera, Crono. Pure un jet privato, non soltanto due. Cioè, quanti soldi che c'hanno gli Ashford veramente. Con nonchalance riesce a scappare dalla base prima che si autodistrugga. Il nostro barra la nostra Alfred Alexia è un personaggio molto particolare, Crono. Un personaggio molto interessante anche. Abbiamo dei problemi con il cargo. Ma prima di passare a questo, facciamo lo shoutino al nostro Crono Maestro, che è un grande, ragazzi. Anche lui ha portato titoli horror come Silent Hill, ha portato Parasite Eve. Passate a trovarlo, veramente. Allora, noi siamo qua adesso per concludere l'episodio di oggi. Ma siccome sono spaventato da morire per quello che affronteremo adesso, mi sto munendo di protezioni. Troppo buono, non è vero, non è vero. È il minimo che posso fare. Anzi, grazie per essere qua. Come è andata la live, caro? Noi abbiamo praticamente finito. Chiedo scusa per queste sirene che fanno macello, però non ci posso fare niente, ho abbassato il volume. Ok, siamo pronti. Siamo prontissimi. Let's go. Vediamo che cosa c'è nel retro di questo Canadair che dà problemi. Sappiamo che cos'è, dai, in realtà. Su.
La tensione, il battito del cuore, bellissimo. E voilà. Mr. Freeze. Arrabbiatissimo. Il Tyrant. E che è Tyrant? Allora, ci provo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, non ha funzionato. Come immaginavo. Sapevo che non sarebbe andata liscia. Ai. Aia. Flare in difficoltà. Forse è meglio curarsi. Questo colpo ci avrebbe shottato. Flare è fottuta. Flare è estremamente fottuta. Ma non possiamo fare altro che sparare. Mamma mia, che situazione orribile. È versione GameCube. Quella che ti consiglio, tra l'altro, perché è una delle più... Sono morto? Mi scusi, eh. Arrivederla. È la versione GameCube. Abbiamo provato a giocare con quella per 360, però non siamo riusciti. E lì c'è un topino. Ma c'è un topolino lì. Guardate, c'è un topolino che trema col culone. Non siamo riusciti a farla girare quella per 360 perché abbiamo avuto problemi di internet e varie, quindi siamo... Sembra davvero caruccia, sì. Tra le altre cose c'è un po' di problemi con le texture, ma va alla grande. Ed è l'unica in italiano. Stiamo giocando su Dolphin. Oh no, l'aereo era telecomandato. Queste risatine. Purtroppo non finisce qui, ragazzi. No, sarebbe stato troppo facile, no? Momento romance. Perché a Capcom gli piace così. Buttare la romance quando non serve. Conosciuti da appena una notte, Steve e Claire sono vicini l'un l'altro. E con questo sax sembra che stia per nascere qualcosa tra loro due. Steve. Definizione di cringe questa scena qua. Poi a maniche corte col freddo. Guardate un po' dove sono finiti. That's the Antarctic. We're over the Antarctic. What? Sono finiti all'Antartico. Hey, those
those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Esattamente. Un bel buchetto. Salvare dati della prima metà? Sì. E noi, amici miei, ci fermeremo qui. Perché è qui che avviene il cambio del disco. Ho fatto un altro salvataggio proprio perché ho paura. Ok, premi il pulsante open. Va bene. Ok, ha letto il disco 2 da solo. Benissimo. Questa era la cosa che mi preoccupava di più nel portarlo emulato. Benissimo, la storia va avanti. Vediamoci solamente questa scenetta e poi ci interromperemo. Bella questa elettricità. Hey, wake up, Steve. Bello sto braccio cilindrico. Ok. Con quale forza? Complimenti, Steve. Mi fa ridere che gli mettono pure il jingle, porca miseria. Ci vogliono provare gli autori, ma... Thanks. Ma che faccia. Ser provolone. Oh, plane's trashed. Dici, Steve? Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Ma cosa te lo fa dire che è rotto l'aeroplano? A me sembra intatto. Ok, let's do it. Benissimo. Ragazzi, noi ci fermeremo qui, proprio in questo punto preciso. Faccio un rapido salvataggino. Abbiamo già salvato non soltanto in modo normale, ma anche tatticamente. Quindi direi che per oggi con Resident Evil Code Veronica è tutto. Fatemi chiudere. Io sono strafelice perché oggi siamo riusciti a portare a termine una live di Resident Evil Code Veronica senza intoppi, senza problemi. Ah, ringrazio tutti coloro che sono stati qui insieme a me e soprattutto ringrazio tutte le persone che in differita guarderanno questa live. Quindi per tutti coloro che stanno guardando in differita da YouTube, un mega salutone. Vi ricordo che mi trovate live su Twitch ogni lunedì e mercoledì dalle 21.30 a mezzanotte, mezzanotte e 30, a seconda come mi gira. Quindi un salutone a tutti quelli che ci stanno guardando in differita.